Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. È una bolgia giallo-blu quella che sospinge Trento verso un traguardo storico, il primo tris consecutivo di un'italiana in Champions League da quando c'è il Rally Point System. La sfida al Palaonda di Bolzano con lo Zenit Kazan è cominciata da pochi minuti e il pubblico può esultare, sta esultando per l'avvio sprint della Trentino Betclic, questo lo sponsor fuori dai confini italiani della squadra leader della classifica in stagione regolare, avanti 12-6. È stato un inizio veramente bruciante con un Kaczynski autore di 4 punti in attacco, supportato dal servizio dei compagni di squadra. Adesso la reazione dello Zenit Kazan, una sinergia russo-americana, il regista Bolle e lo schiacciatore Priddy sono statunitensi, campioni olimpici a Pechino, vecchie conoscenze del campionato italiano, affiancate dagli autoctoni Mikhailov, che è l'opposto della nazionale russa, e poi Tetyukin, anche lui molto noto in Italia, oltre ai centrali a Palikov e a Brasimov. 13-7 il punteggio in questo primo set, con Trento sicuramente concentratissimo, più che nella semifinale di ieri contro lo Jastrzębski Węgiel, vinta 3-0, ma con qualche difficoltà di troppo vista la differenza dei valori in campo. E adesso Stocker rinuncia a picchiare la palla e con un pallonetto spiazza sia il muro sia la copertura del Kazan. 14-7 il punteggio in questo primo set. Seguiamo ancora un servizio di Trento, c'è cioè il centrale Birarelli che gioca in diagonale con Riad, riceve male il libero russo, arriva Boll in bagger per Tetyukin, respinge il muro di Trento, ancora Boll per Mikhailov, tocca il muro di Trento che può rigiocare con Stocker, una palla cortissima di Stocker e potente. 15-7 nel primo set, veramente un ottimo inizio in questa finalissima di Champions League tra Betclic Trentino e Zenit Kazan. 15-7 nel primo set, linea Zauli. 24-15 set ball per Trento, il servizio di Birarelli, riceve male Priddy, ball dietro per Mikhailov che perfora il muro avversario e va a punto e annulla il primo set ball per Trento, che ne ha ancora 8 a disposizione per chiudere a proprio favore questo primo set della finalissima di Champions League al Palaonda di Bolzano, gremito di pubblico giallo-blu arrivato da Trento, che dista 60 km da qui. Un appoggio di Della Lunga respinto dal muro avversario, adesso Della Lunga attacca di nuovo sulle mani del muro dell'altissimo centrale Abrasimov e 24-17 il punteggio. Della Lunga in campo ha sostituito il capitano Kaczynski, di solito succede nel giro dietro, è strano che Stoichev lo lasci anche nella linea d'attacco, ma probabilmente dato il punteggio voleva che il giocatore italiano si scaldasse un po', potrebbe esserci bisogno anche di lui nel resto dell'incontro. 24-17, time out chiamato da Stoichev, che ha ancora 7 punti a disposizione la Betclic Trentino per chiudere a proprio favore questo primo set. Paolo Zauli, gli chiediamo istruzioni. Benissimo, e niente, tra brevissimo pronto ritornerai tu con la radiocronaca. A questo punto noi ci facciamo da parte, palla volando, il GR1 tutto basket, poi di nuovo domenica sport. Palla volando in collaborazione con la Lega Pallavolo. È già 1-0 Trento a caccia della terza Champions League consecutiva. Buonasera da Simonetta Martellini, gentili ascoltatori, bentornati a Pallavolando. Campo centrale naturalmente a Bolzano, da dove seguiremo Trentino Betclic Zenit Kazan con la collaborazione tecnica di Daniel Chizzali. La situazione: Trentino avanti un 7-0, ha vinto il primo con un punteggio nettissimo 25-17. Al terzo
termine di un set praticamente perfetto, se non altro per concentrazione e determinazione, ma tutto l'attacco di Trento ha funzionato benissimo. Tutto un altro andamento nel secondo set della finalissima di Champions League al Palaonda di Bolzano. Trento in difficoltà, insegue, si porta nettamente avanti adesso lo Zenit Kazan, 13-8 il punteggio. Abbiamo appena visto una palla appena appoggiata di Kaczynski, che prima nel primo parziale era stato devastante in attacco, una palla appoggiata sul muro che ha avuto gioco facile nel rimetterla in campo Trento, e adesso la squadra trentina riconquista un punto per un errore al servizio degli avversari, 13-9, niente di irreparabile, ma sicuramente lo Zenit Kazan ha superato l'effetto sorpresa del primo set che Trento aveva affrontato veramente alla grande. C'è un attacco al centro a segno della squadra russa, avversaria della nostra squadra, che lo Zenit Kazan si porta a 14-9 il punteggio. Tenta la rimonta Trentino Betclic, 16 Kazan, 14 Trento, con una schiacciata di potenza di Quantorena che ha dato la battuta alla squadra trentina, battuta che viene adesso effettuata da Rafael Boll, chiama a schiacciare Tetiukin ed è il muro di Stocker che avvicina ancora di un punto Trento, che aveva patito uno svantaggio importante. Si sta riprendendo la squadra campione in carica, lo ricordiamo, per 2 anni consecutivi. 16 Kazan, 15 Trento il punteggio. Seguiamo l'azione che nascerà in campo Kazan dal servizio di Rafael, riceve il libero in palleggio, Boll dietro per il suo opposto Mikhailov, che gioca bene sulle mani del muro di Quantorena, e fuori la respinta del giocatore cubano. 17 Kazan, 15 Trento. Sul 17-17 Trento ha riacquantato lo Zenit Kazan. Adesso il servizio insidiosissimo di Quantorena, risponde con un attacco il Kazan, ma il muro di Trento ha la meglio una volta, poi la schiacciata di Tetiukin finisce, la respinta sulla schiacciata di Tetiukin finisce fuori. Kazan 18, Trento 17, ma Trento c'è dopo aver patito anche 5 punti di svantaggio all'inizio di questo secondo set. Sembra essersi ripresa la squadra, che peraltro conduce per un 7-0. Il servizio di Mikhailov quasi in tuffo riceve Quantorena e Kaczynski schiaccia di potenza dritto per dritto sul muro avversario. La palla termina oltre la linea di fondo di Trento e di nuovo parità 18-18. Time out chiamato da Stoichev perché lo Zenit Kazan ha allungato di nuovo, 20 Kazan 18 Trento, complice una pessima ricezione e poi una mancata difesa per un'incomprensione tra il libero Bari e l'opposto Stocker di Trento, e quindi Stoichev ha fermato il gioco per cercare di spiegare ai suoi come riprendersi. Ricordiamo la finalissima di Champions League al Palaonda di Bolzano, con Trento avanti per un 7-0. Ancora una brutta ricezione, un attacco in pratica mancato, ma su quello di Priddi risponde a mani piene Quantorena, e poi c'è una scarsa copertura sotto il muro avversario di Riad, una difettosa copertura. 21 Kazan, 18 Trento. Interrompiamo subito con Lazzo, ti chiediamo scusa per il set ball per lo Zenit Kazan sul 24-19. Va in battuta il centrale Abrasimov, un giovane dell'83, alto 2,07 metri, 24-19 il suo servizio su Kaczynski. Rafael al centro per Riad, che non riesce a chiudere, salva la difesa dello Zenit, però l'attacco successivo di Mikhailov è fuori perché tocca la palla, tocca l'asticella prima ancora di arrivare nel campo di Trento. Primo set ball annullato, 24-20, veramente difficile per Trento il recupero in questo parziale. Trento che conduce per un 7-0, batte Kaczynski sul libero, una bellissima battuta, in difficoltà la ricezione del Kazan in palleggio, Boll rimanda la palla
in campo Trento e c'è un errore clamoroso, la prende male, la prende malissimo Kaczynski, però nessuno dei suoi compagni va a raccogliere una palla lentissima a pallonetto che sarebbe stato semplicissimo recuperare. Con questa palla incredibile si chiude il secondo set col punteggio di 25-20 a favore dello Zenit Kazan, 1-1, tutto da rifare per Trento in questa finalissima di Champions League al Palaonda di Bolzano. La sigla ci dice che siamo in chiusura, ringraziamo i colleghi Manuela Collazzo e Enzo Del Vecchio, ringraziamo il tecnico Daniel Chizzali, ci sentiremo nel corso di Tutto Basket con aggiornamenti sia dal campionato di Serie A1 sia da questa finale di Bolzano di Champions League. Da Simonetta Martellini grazie a tutti per l'attenzione, l'augurio di una buona serata. Champions League finalissima alla Palaonda di Bolzano tra Trentino Betclic e Zenit Kazan, la Betclic, la squadra italiana è avanti per 2-7-1, ha vinto il primo agevolmente 25-17, ha perso il secondo molto nettamente 20-25, poi il disperato punto a punto tra due squadre che si sono fronteggiate con grande pallavolo e grande classe del terzo set, con Kazan sempre avanti di una o due lunghezze, Trento alla rincorsa e poi al sorpasso finale 25-23. Si sta giocando il quarto parziale che ripercorre un po' il motivo conduttore del terzo, Kazan avanti di due punti 11-9, ma Betclic Trentino avanti per 2-7-1. A te Pancrazzi. Rimonta il sorpasso per l'Itas Diatec Trentino, scusate, in Europa si chiama Trentino Betclic. Adesso si va al secondo time out tecnico di questo quarto set con Trento a più 2, 16-14, uno stratosferico. Osmani Quantorena ha trascinato i suoi, ma anche il capitano Mattei Kaczynski sempre presente nei momenti chiave di questo quarto set. Ricordiamo Trento avanti 2-1 e avanti anche nel quarto parziale 16-14 davanti agli 8.000 del palaghiaccio Palaonda di Bolzano, 7.500 almeno arrivano da Trento. A te Pancrazzi. 21 Trento, 18 Kazan, è veramente il momento di Trento che sta raccogliendo tutta la grinta, tutta la determinazione di cui è capace per chiudere questa partita al quarto set. C'è adesso il servizio del centrale dello Zenit, risponde Trento con Quantorena che non chiude e può riattaccare lo Zenit, ma il muro di Trento lo ferma, ancora un attacco russo mal difeso da Kaczynski che se la prende con se stesso perché era sulla traiettoria ma in posizione sbagliata. Trento 21, Kazan 19, con Trento avanti 2-7-1. A te la linea. Trentino Betclic 23, Zenit Kazan 19, le squadre tornano in campo dopo che Kazan ha chiesto il time out discrezionale, il secondo a disposizione di Alecno, e c'è al servizio Osmani Quantorena, il cubano italiano per matrimonio di Trento, che batte su Priddi, una ricezione a campanile di Priddi, l'attacco di consecutiva disputata dalla società trentina, che lo ricordiamo è anche prima in campionato, e c'è Quantorena che chiama il sostegno, l'urlo del pubblico che potrete sentire anche voi gentili ascoltatori. 24-30, 19 Kazan, l'errore di Quantorena al servizio, specialista in battute, ma in questa due giorni qui a Bolzano abbiamo visto solo un ace da parte sua e tanti errori. 24-20, ancora 4 match ball europei per la Trentino Betclic, al servizio Mikhailov per lo Zenit Kazan, fuori, fuori il servizio russo. Trento vince la terza Champions League consecutiva, mai nessuna squadra c'era riuscita da quando c'è il Rally Point System in passato, si chiamava Coppa.
ce l'avevano fatta Ravenna e Modena. Onore a questa fortissima compagine trentina che vince Coppe dei Campioni e Campionati del Mondo, oltre che naturalmente in Italia. A te Pancrazzi. In bellissimi momenti qui alla Palaonda di Bolzano, non sono ancora finiti perché stiamo aspettando la premiazione. C'è stata però molta emozione quando la squadra, appena caduto l'ultimo pallone, ha pensato di andare a festeggiare sotto la curva dei più sfrenati tifosi gialloblu, e con loro hanno gioito tutti i giocatori prima ancora di abbracciarsi tra loro. Citiamo su tutti Matei Kaczynski e Osmani Quantoregna, grandissimi fuori classe, ma è tutto l'impianto societario e di squadra che consente a Trento di raccogliere così tanti successi in Italia e nel mondo. Grazie Pancrazzi, da Bolzano ti restituiamo definitivamente la linea.